Il liutaio Amedeo Torti e la moglie stavano prendendo il caffè. I bambini erano già andati a letto. La radio trasmetteva una nota sinfonia. I due tacevano, come succedeva spesso. A un tratto... Vuoi che ti dica una cosa? È tutto il giorno che ho una sensazione strana. Come se questa sera dovesse venire a trovarci a Paquer. Ma non dirle neanche per scherzo queste cose. Infatti Tony Apaker, violinista, suo vecchio intimo amico, era morto 20 giorni prima. Lo so che è orribile, ma è un'idea da cui non riesco a liberarmi. Magari. Tacquero ancora. Erano le 10:45. Poi suonò il campanello della porta. Piuttosto lungo, perentorio. Entrambi ebbero un sussulto. Si udì in anticamera il passo strascicato della Ines, la porta che veniva aperta, poi un sommesso parlottare. La ragazza si affacciò in tinello, pallidissima. Ines, chi c'è? La cameriera tentò di parlare, ma senza riuscirvi. Ma chi c'è? Chi c'è? La cameriera continuava a balbettare. Che storie, vado io, tu resta qui. Uscì nel corridoio buio, urtò nello spigolo di un mobile. D'impeto aprì la porta che dava in anticamera. Qui, in piedi, con la sua aria un poco timida, c'era Apaker. Non proprio uguale al solito Apaker, bensì alquanto meno sostanzioso, per una specie di indecisione nei contorni. Il Torti non era un uomo impressionabile, tutt'altro, eppure restò lì senza fiato. Non è uno scherzo vedersi ricomparire in casa il più caro e vecchio amico da 20 giorni accompagnato al cimitero. Amedeo! Tu qui! Tu qui! Il Torti quasi inveì, perché dagli opposti e tumultuosi sentimenti nasceva in lui chissà come, soltanto una carica di collera. Non doveva essere una consolazione immensa rivedere il perduto amico. Per realizzare un tale incontro, Torti non avrebbe dato volentieri i suoi milioni, sì, certo, lo avrebbe fatto senza pensarci su, qualsiasi sacrificio. E allora perché adesso questa felicità non la provava? Perché, anzi, una sorda irritazione? Dopo tante angosce, tanti pianti, tante seccature imposte dalle cosiddette convenienze, bisognava ricominciare da capo? Eh sì, sono qui. Ma io, lo sai bene, tra di noi non è il caso di fare complimenti. Forse disturbo? Disturbo? E lo chiami disturbo? Torni! Non voglio neanche sapere da dove. E in queste condizioni. E poi parli di disturbo. Ha un bel coraggio, hai. Che faccio io adesso? Senti, Amedeo, non arrabbiarti. Dopotutto non è colpa mia. Anche di là c'è una certa confusione. Insomma, io dovrei starmene qui ancora circa un mese. Un mese, se non sarà di più. E tu sai che la mia casa è già stata smontata, ci sono dentro i nuovi inquilini, e poi... E allora tu vuoi dire... ti fermeresti qui, da me, a dormire? Dormire? Oramai io non dormo più. Non si tratta di dormire. Mi basterebbe un angolino. Non darò noia. Io non mangio, non bevo, non... Insomma, il gabinetto non mi occorre. Sai... solo per non dover girare tutta notte, magari con la pioggia. Ma
La pioggia ti bagna? Bagnarmi? No, naturalmente. Ma da sempre un fastidio maledetto. E così passeresti qui le notti? Se tu me lo permetti. Se lo permetto? Ma io non capisco. Una persona intelligente, un vecchio amico, uno che ha ormai tutta la vita dietro a sé. Scusami, ma come fa a non rendersi conto? Già, tu non hai mai avuto una famiglia. Scusami, sai, ma io credevo... E poi si tratta di un mese solo. Ma non mi vuoi capire allora? Non è per me che mi preoccupo, i bambini. Ma ti parrebbe niente a te farti vedere da due innocenti che non hanno ancora 10 anni? Ma dopotutto dovresti renderti conto dello stato in cui ti trovi. Perdonami la brutalità, ma tu sei uno spettro. E dove ci sono i miei bambini, io uno spettro non ce lo lascio, caro mio. E allora... Niente. E allora, caro mio, io non so cosa dire. Restò là, con la parola monca. Di colpo Apaker era svanito. Solo si udivano dei passi giù per la scala a precipizio. Suonava mezzanotte e mezza quando il maestro Mario Tamburlani, direttore del conservatorio, dove aveva anche l'alloggio, tornò a casa da un concerto. Giunto alla porta del suo appartamento, aveva già fatto girare la chiave nella toppa quando sentì un bisbiglio dietro a sé. Maestro! Maestro! Voltatosi di scatto, scorse Apaker. Tamburlani era famoso per la diplomazia, il savoir-faire, la vedutezza, la capacità di destreggiarsi nella vita, doti o difetti che lo avevano portato molto più in su di quanto i suoi modesti meriti potessero. In un baleno egli valutò la situazione. Oh, oh caro, se tu sapessi il vuoto che hai lasciato... Come? Abbi pazienza, adesso non ci sento più come una volta. Lo capisco, caro, ma non posso mica urlarci di là, da che dorme e poi... Scusa, scusa, non potresti per un momento farmi entrare? Sono parecchie ore che cammino. No, per carità, guai se Blitz si accorgesse. Cosa? Cosa hai detto? Blitz, il mio cane lupo, lo conosci, no? Farebbe un tale chiasso e si sveglierebbe subito il custode, poi chissà che... Allora, non potrei per qualche giorno... Finire a stare qui da me... Oh, caro Apaker, certo, figurati se per un amico come te... Però scusami, sai, ma come faccio con il cane? Piangevi, maestro. Piangevi un mese fa al cimitero, quando hai tenuto il discorso, prima che mi coprissero di terra. Ti ricordi? E io sentivo i tuoi singhiozzi, cosa credi? Oh, caro, no, non dirmelo. Mi viene un tale affanno... Oddio mio, mi pare che Blitz... Aspetta, caro, entro un momento a far sta zitta quella bestia insopportabile. Caro, un momento solo, un momento... Lesto come un'anguilla sgusciò dentro e chiuse il battente dietro a sé, sprangandolo ben bene. Poi, silenzio. Apaker aspettò qualche minuto, poi bisbigliò. Tamburlani? Tamburlani! Dall'altra parte non ci fu risposta. Allora egli batté debolmente con le nocche. Ma il silenzio era assoluto.